Seduta singola, allenamento in palestra questa mattina per il campo basso, domani sgambatura in famiglia e prime indicazioni sull'11 che domenica dovrà affrontare il Castelfidardo. Domenica andiamo su un campo difficile, terreno difficile e anche compagine difficile, perché una squadra che si deve salvare sicuramente non sarà forse qualcosa di diverso rispetto all'Agnonese, quindi però ogni partita va affrontata nel migliore dei modi. Il gruppo sta bene, la squadra è in fiducia, quindi dobbiamo lavorare su noi stessi in questo momento. Cudini dunque non si fida, servirà un lupo da battaglia per centrare la terza vittoria consecutiva. Disponibilità e sacrificio da parte di tutti, così si vincono le partite e in questa direzione si è calato completamente nella parte vittoria Esposito, gol, assist ma anche tanto sacrificio nella fase di non possesso palla. Mi interessava avere un regista esterno, in cui invece che in mezzo al campo ci interessava avere un regista esterno. In questo caso siamo riusciti a trovare Vittorio, siamo contenti di quello che abbiamo preso, siamo contenti del suo atteggiamento, perché si è calato benissimo in una realtà dove ha grossi stimoli e quindi ce lo teniamo ben stretto e siamo contenti di aver fatto questa scelta. A Castelfidardo non sono previste novità nell'11 titolare, anche se la profondità della rosa permette al tecnico di poter schierare sempre la migliore formazione. Sforzini, Di Domenico Antonio, Zammarchi, solo per citarne alcuni, rappresentano delle alternative di grande valore. Sì, siamo una rosa importante con tanti giocatori, anche chi sta in panchina, che quando entra ti può fare sempre la differenza. Giocatori bravi, anche giovani, molto bravi. E siamo un bel gruppo e puntiamo sempre a fare tanti gol.